1648 da Giovanni Maria Visconti, che all'epoca era vescovo di Novara e signore del Ducato di Milano. Aveva in feudo l'Ossola Inferiore, che è questo territorio dell'Ossolano che comprende Borgogna, Mercozzo e Malosso. E la mia donna gioiosa vidi con le altre danzar, vidi là con allegranza la sovrana delle belle, che de so in menava danza de maritate polselle. L'ande presi gran baldanza tutor danzando con elle, ben resembla plui che stelle lo so viso a reguardar. Capitale dell'Ossola Inferiore all'epoca era Pietrasanta, l'attuale Pieve Vergonte, che nel 1328 fu inondata da una piena del fiume Toce. Per questo motivo il Visconti decide di trasferire la capitale dell'Ossola Inferiore a Bologna e di costruire proprio qua, arroccata alla montagna, un punto di vedetta e di difesa. Parte da una torretta preesistente, poligonale, datata 1000-1100, alla quale fa aggiungere un corpus rettangolare e la torre semicircolare. Urli del vinco madre e non lo temperare, che se lo vive forte la testa fa scaldare. Erno senne comadri, gramba d'un amazone, fer con del vin sedile, sedere de sazone. Deven cinque mari, enterano desune, et un quartier de retro per poca savo. Urbi del vin comadre, e non lo temperare, che se lo vine forte la testa fa scaldare. E questa botte stella. All'interno del corpus rettangolare colloca probabilmente le cucine delle guardie al piano terra e al piano superiore le camerate dei soldati, mentre all'interno della torre le prigioni. Le prigioni sono quattro. Sono visitabili tutt'oggi, in quanto il castello al momento è un museo aperto al pubblico. Sono composte da una doppia inferriata, da una doppia porta e dai servizi igienici all'interno, tuttora originali. Comincia ad fissare la buona bevitrice, della descalza l'amborete a vivere la risa. L'Ossola Inferiore è in netto contrasto con l'Ossola Superiore, l'attuale Duomo d'Ossola, la quale era alleata con i vallesani del Ducato di Sion. Grandi finestroni, grandi feritoie, grandi caditoie testimoniano appunto lo scopo per il quale il Visconti ha deciso di costruire un castello in questa zona, che era quello appunto di difesa e di vedetta. Questo perché nel corso degli anni, anche col passaggio del feudo dai Visconti ai Borromeo, il castello è sempre stato attaccato dai nemici. In cui regnan sapere cortesia.
avvenimenti un po' più particolari che interessa il Borgo di Bogogna e di conseguenza anche la storia del castello è il sacco fatto da Damolo Cegolato, un bogognese che ha tradito il Borgo di Bogogna andando a spifferare ai Domesi, nemici di Bogogna, gli accessi all'interno della città muraria. Succede nel 1364, i Domesi arrivano di notte, fanno appunto sacco al Borgo di Bogogna, bruciano tutte le riserve di grano che i bognesi avevano messo da parte per affrontare appunto l'inverno, bruciano all'interno di questi camini il bestiame e le riserve di bestiame. Come se non bastasse, quell'estate nelle pianure dell'Ossola ci fu un'invasione di cavallette e di zanzare, tant'è che da documenti si dice che se si guardava il sole a mezzogiorno non lo si vedeva. All'entrada del Templar, bella, per gioia recomenzar, bella, e per gelosi irritar, bella, volla regina a mostrar che le sia amorosa. Alla via, gelo, la seno, la seno, la la. Dalla cima della torre avveniva la vedetta e la difesa sull'Ossola, sulla Valdossola inferiore. A nord la visuale era quella del passo del Sempione e si poteva vedere così l'invasione da parte dei nemici domesi e svizzeri. A sud invece il collegamento con la pianura e con gli alleati del Ducato di Milano, mentre a ovest tutto quello che era la visuale sul commercio fluviale, perché appunto proprio qua davanti passa il fiume Toce. A rafforzare la difesa della cima della torre fecero costruire delle feritoie in basso, tipiche appunto da bombarda, così come quelle rotonde circolari, mentre quelle più strette e alte, sempre feritoie, fungevano per l'attacco di fucili, archi e frecce. In basso invece, altezza pavimento, delle caditoie dalla quale facevano cadere materiale come sassolini, legnetti, acqua, che impedisse la risalita della torre del castello, perché appunto lo scopo principale dell'assedio, dell'attacco a un castello, era quello di conquistare la torre e quindi impedirne così la risalita. Affittato a una facoltosa famiglia di bognesi, i Raghi di Lussetti Mandelli, e successivamente invece diventato a proprietà dell'amministrazione comunale bognese. Danzando la fresca rosa è un disco che abbiamo registrato all'interno del castello Visconti di Bogogna e contiene 6 tracce, tra le quali vi sono 3 rime tratte dai memoriali bolognesi da noi musicate. I memoriali bolognesi sono dei libri all'interno dei quali i notai di Bologna stilavano gli atti notarili, ma non solo, perché ampio spazio era lasciato alla poesia. Infatti i notai stessi all'interno di questi libri trascrivevano delle poesie. Spesso le poesie occupano la pagina intera, perciò è erroneo pensare, come si pensava fino a poco tempo fa, che queste poesie fossero usate solo ai margini dei fogli per evitare che vi fossero delle parti lasciate bianche
e quindi in cui fosse poi possibile scrivere per falsificare i documenti. È visibile dai libri che i notai stessi avessero volontà di trascrivere queste poesie, tanto che a lato delle poesie vi è spesso anche un'indicazione sulla musicalità, sulla forma che avevano queste poesie. Perciò è innegabile che queste rime fossero state scritte per essere accompagnate dalla musica. Al ballo della venente ne pignor moella eteo, dissi lì cortesemente, dona vostro elo cormeo. Ella rispose in mantenente, tal servente ben voglieo, in suo vibral cormeo, si rispose de bonaire. Sicuramente bene la nostra danza e la mia donna gioiosa sono legate insieme, poiché sono state trascritte nello stesso libro dallo stesso notaio e entrambe hanno come tematica la danza, l'invito alla danza. Turbi del Vinco Madre è una ballata che parla di due donne bolognesi che girano per taverne, che non hanno assolutamente voglia di tessere, di filare, e maledicono i marinai che al porto trasportano il lino per loro da lavorare e benedicono invece quelli che portano il vino, perché questo è quello che loro vogliono fare: bere vino, mangiare capponi, mangiare le lasagne. Difatti è la prima attestazione del termine lasagne, si ha proprio in questo testo. Disse l'altra comadre, per te ho quel buso stagna, che fatta è tal lavagna, potresti navigare. Turbi del vinco madre, è tema del disco, perché la forma musicale della ballata è quella che viene esaltata in tutte le tracce. Alla via, la All'entrata del Tensclar è un'altra ballata del XIII secolo, fortunatamente però giunta a noi sia con notazione musicale che con testo. È contenuta all'interno del manoscritto francese FR 20050 ed è una celebrazione della primavera del Cale di Maggio. È stata inoltre la fonte di ispirazione principale per comporre le tre danze, altra composizione contenuta all'interno di Danzando la Fresca Rosa, che vuole appunto andare a celebrare questo spirito antico e pagano ormai assopito da questa società sterile e priva di romanticismo. In Valle Vigezzo, dove noi abitiamo, è ancora viva questa tradizione della festa di Sant'Albino, che il 1° di marzo le persone vanno in giro per il paese o per i prati suonando campanacci per dare il benvenuto alla primavera. È una cosa bellissima da vedere e da sentire, e forse una delle poche tradizioni di matrice pagana che sono pervenute ancora a noi sotto mentite spoglie di nomi di santi cristiani. Inoltre, per andare a proseguire un discorso che abbiamo già cominciato da tempo, cioè quello di approfondire la musicalità
del linguaggio poetico dell'italiano volgare medievale, vi è musicata anche una canzone delle più famose della scuola siciliana, il cosiddetto contrasto amoroso. Il contrasto d'amore è un tema poetico molto comune nel Medioevo, di solito ha delle tematiche ricorrenti, un uomo che prova a sedurre una donna oppure prova a persuaderla a tradire il marito e delle volte anche la donna inizia il componimento lamentandosi della partenza dell'amato oppure di altri incisori. La poesia da noi musicata fa parte della scuola siciliana. In questo testo la donna lamenta la partenza e il tradimento di questo suo amato, una volta legato a lei, e lo paragona appunto a un uccello che ora sta volando sopra il verziere di un'altra donna. Nella seconda parte della poesia l'uomo la rassicura dicendole che tutte queste voci sono state messe in giro da chi vuole disturbare la loro gioia. Chi altro vi fa credere o pensare è disleale, l'erode è traito che vuol la nostra gioia disturbare. Abbiamo musicato la ballata Kyrie Pregno sulle monache del codice Maria Becchiano 7078. È una ballata di scherno della condizione monastica. E su questo tema sono state fatte parecchie canzoni popolari anche in tempi più recenti. Inoltre, nella letteratura medievale ci sono tantissimi fabliaux che parlano di questo tema. La vita che conducono le monache di questa ballata è decisamente licenziosa, molto di più di quello che noi potremmo aspettarci. Viene smentita la castità delle monache di un monastero, e non solo, ma anche dei frati, dei preti che andavano, che lo frequentavano e che chiaramente facevano anche loro parte del gioco di Venere. E l'una all'altra guatando si vengo maravigliando, credevan fosse celato, allor fu manifestato. Questo tale convenente, la badessa incontenente, ognun godesse ordice. Kyrie, pregne sole.